Salve ragazzi, bentornati o benvenuti su Giovispo e bentornati con Naruto Shippuden episodio numero 487. Stiamo vivendo una saga nel quale vedremo un Sasuke, stiamo vedendo un Sasuke investigatore. Se non vi ho caricato e non vi ho caricato lo scorso episodio perché c'è stata una segnalazione di copyright e poi mi ero anche scordato di portarlo, di caricarlo, anzi non di caricarlo, di programmarlo. Perché di caricare l'ho caricato su YouTube, poi non l'ho programmato. E vi chiedo scusa se avete sentito la mancanza. Cosa accade in questo episodio? Scopriamo che Fushin, o come si chiama, era, diciamo, uno dei nuovi amici di Naruto. Di Sasuke, mamma mia, sto pensando ancora a Naruto, perché è diventato grande, forte, tutte queste cose. È diventato questo amico di Sasuke. Cosa accade? Che si scontrano e Fushin ha una tecnica, diciamo, probabilmente innata, ora riesce a creare degli uragani con un segno di cui ora non mi viene in mente. Addirittura anche il Susanoo di Sasuke ha davvero grande difficoltà, però alla fine riesce a batterlo perché nell'occhio del ciclone non tira questo bend e lui approfitta di questa cosa naturale. E cosa accade ragazzi? Accade che poi vuole scoprire cosa c'è nella testa di Fushin, entra, però vede che c'è questa barriera oculare, questa barriera che poi, diciamo, si scopre di chi sia. E infatti si scopre che il possessore di questa abilità innata è quella bambina, capite chi è? Quella bambina bionda che stava anche lui, lei, scusate, appresso a Sasuke. Ed in realtà è una bambina, ragazzi, non è grande, è proprio una bambina, incredibile, incredibile. E si scopre che, diciamo, è lei ad appartenere a questo clan e, diciamo, Sasuke dice questa volta non ci cascherò e invece più o meno ci casca perché, diciamo, diciamocela tutta, prova a sfuggire ma, diciamo, non proprio ci riesce. E cosa accade? Fushin scappa e Sasuke poi di conseguenza si dirige alla Valle dell'Inferno. Chi trova qui? Chino, questa bambina. Che gli racconta la sua storia, non sa da dove viene, non sa i suoi genitori dove siano, non ha visto sua madre, suo padre e, diciamo, ha rivelato questa abilità innata in Marie in maniera involontaria e si allena con questo qui, con questo nobile che poi li manda questi guerrieri al Colosseo. Vince contro Fushin va nel corpo di guardia di questo nobilduomo. Poi tutti quanti, 4-5, Chino e Fushin e altri tre se ne scappano, diciamo vanno ad aiutare i villaggi, poi vengono assoldati da signori, non so da chi vengono assoldati da qualcuno per poter, diciamo, mettere fine ai signori potenti che danno fastidio, che rubavano ai poveri, e vengono assoldati, a un certo punto cadono in trappola, vengono feriti, chiedono aiuto ai villaggi al quale hanno aiutato, ma questo villaggio, come abbiamo detto in qualche episodio precedente, non l'aiuta. E cosa accade però? Accade che uno dopo l'altro muoiono due, un altro se ne va. E allora Chino si incazza e dice li vendicherò. Ed è per questo motivo che poi vendica i suoi compagni. E riesce a sfruttare una nuova tecnica, ovvero li tocca e li fa esplodere. Cioè è una cosa davvero incredibile, incredibile. E sicuramente nel prossimo episodio vedremo, secondo me, e si vede già dalla preview, lo scontro tra Chino e Sasuke. Secondo me ci si aspetta un bello scontro perché sono stati gli Uchiha a rinchiudere il clan di Chino lì nella Valle dell'Inferno.